Mimmo è una maniera simpatica ed ironica di presentare un altro dei personaggi di punta di questa Bari che cerca di fare delle cose differenti, spesso con molta fatica, spesso con molti dinieghi e spesso con molto molto successo. Allora, permettimi ancora di dirti una cosa. Io sono, mi sono approcciata alla tua rassegna cinematografica trascinata da un'amica giornalista per caso e devo dire che quando mi sono alzata dalla sedia ho detto: ma non è possibile, io non conoscevo niente della produttività di questo uomo un po' straordinario, però è un carattere polemico, sbaglio? Ma diciamo, non è che io ami fare polemiche, purtroppo è che la realtà molto spesso ci aiuta in questo senso, cioè ci dà tante opportunità di dire delle cose che sono in contrasto con l'omologazione generale. Senti Mimmo, io ho visto che tu quest'anno hai un programma splendido, molto molto curato e nutrito, e poi hai scelto una collocazione bellissima, cioè sì. Dove si fa questo spettacolo? Allora, dunque, le proiezioni vengono fatte, anche gli incontri, i dibattiti, i forum vengono fatti alla Masseria Pietrasole, che è vicino all'Orto Botanico qui a Bari, 200 metri prima dell'Orto Botanico, quindi appena si imbocca la Bari Taranto, la prima uscita a destra seguendo Orto Botanico, e poi ci sono anche le nostre indicazioni, ti permettono di arrivare alla Masseria Pietrasole, dove tutti i giorni ci sono tantissime proiezioni e anche forum, dibattiti, incontri. Ma c'è anche una cosa deliziosa, c'è un pulmino che si prende a Fortino Sant'Antonio, che permette a chiunque di avere accesso alle tue rassegne. Cominciamo a dire le cose utili. Certo, questo è un altro servizio che noi diamo, perché le persone possono, un'ora prima di tutte le proiezioni, possono prendere questo pullman per andare fino alla Masseria Pietrasole, andare e ritorno. Ora, in questa settimana parte alle 3, perché le proiezioni cominciano alle 4. Benissimo. Allora senti Mimmo, credo che tu mi debba per ora indicare qualcosa di speciale, di particolare, per portare per la prima volta i miei ragazzi, le mie dame, i miei cavalieri, a sentirti e finalmente a capire che cosa tu stai realizzando. Quando vengono? Allora, dunque, innanzitutto voglio dire che c'è un evento veramente straordinario, non soltanto per Bari, ma per tutta la Puglia, per tutto il sud e anche per l'Italia, ed è l'arrivo di Alejandro Jodorowsky, il grandissimo regista di cinema, teatro, scrittore di testi memorabili e nonché anche vignettista. Quando? Questo è il 22 di novembre al Teatro Piccinni. A che ora? Alle 21 il suo spettacolo Solo di Amor. Benissimo. Nel frattempo andranno le proiezioni sempre il 22 e il 23. Il 23 mattina invece all'università terrà un seminario sulle arti e la letteratura all'università alle 11 al Salone degli Affreschi. Che bellissimo, dove ha sentito l'altra sera un concerto incredibilmente affamante. Allora Mimmo, però voglio anche qualche data, diciamo, più recente, cioè se per esempio domani ti voglio raggiungere. Allora, domani c'è un'altra cosa importantissima. Siccome il festival ha come tema, diciamo, come slogan Search for Your Right Energy, noi faremo un incontro, un dibattito con tantissimi esperti, ben 18 esperti che provengono da tutte le parti del mondo, proprio sull'energia, ma non soltanto le risorse energetiche, ma anche l'energia spirituale, l'energia intellettuale, l'energia fisica, l'energia nella danza, l'energia nello sport. Che cos'è l'energia, il concetto di energia? Da dove nasce? Sentendo sono parole quasi inedite, ecco. Io vorrei che voi steste un attimo attenti a che cosa sta dicendo Mimmo, cioè è un linguaggio diverso questo suo in questo istante. Parliamo di energia a 360 gradi, parliamo di qualcosa che ci può veramente accompagnare, stimolare e anche realizzare. Mimmo, veramente complimenti. Grazie. Perché questo è un linguaggio inedito anche, diciamo, nelle persone originalissime e particolarissime che io cerco di rendere miei intervistati. Sono molto divertita dal fatto che questo telefonino di Mimmo, per chi ci guarda in televisione, o anche questo bellissimo operatore che ci sta riprendendo, invece di essere una ripresa formale, guarda il tuo ragazzo, è una ripresa informale. Spegnilo! Sto spegnendo, però Mimmo, purtroppo meno. In questo momento addio! Poi parleremo ancora di questa rassegna cinematografica, per il momento se mi stai disturbando tutta la cosa in audio, ciao! Purtroppo è il cellulare, l'ho dimenticato acceso. Gli scostumati.